tutorial dove mostrarvi come fare questa maglia, un maglioncino, un vestitino, perché può essere usato in vari modi, che è fatto, come potete vedere, tutto a rete, anche il sotto, non so se lo potete vedere perché adesso io sotto ho una maglietta nera, ma è tutta completamente a rete, come qua. È esattamente sotto identica, nella stessa maniera, vedete, che è tutta a rete. Ed è veramente bellissima. Io, almeno, io la trovo veramente fine, elegante anche, perché no? E in questo momento io la sto portando con questa cintura, ma volendo si può tranquillamente usare anche senza, perché vi faccio vedere che comunque alla fine si può utilizzare anche. Vedete che è a rete? Ecco, si è alzata la maglietta e potete vedere che comunque è tutta a rete. Io in questo caso adesso l'ho portata con la maglietta, volendo si può portare anche con un top, in modo che poi si veda comunque come sopra, no? Comunque vedete la pelle sotto. Io l'ho utilizzata così. Si può usare anche come copricostume, perché no? Si può fare anche senza le maniche, perché le maniche comunque le aggiungiamo dopo, quindi volendo è bellissima anche utilizzata senza manica. O a chi non piace la manica larga può tranquillamente, invece che fare gli aumenti, diminuire. Quindi diminuendo, poi volendo può fare comunque il polsino come abbiamo fatto praticamente l'inizio del lavoro e anche la fine, anche se non si nota adesso in questo momento, perché io con sopra il pantaloncino nero, il pantalone nero, chiaramente non si nota tanto la lavorazione, però vi posso assicurare che è davvero davvero molto bella. Anche dietro, come vi ho fatto già vedere, è tutta lavorata a rete e chiaramente adesso è scesa, ma in realtà in base a quanto voi andate a cucirla qui, le spalle potete anche tranquillamente coprirle. Veramente, io lo trovo molto grazioso come lavoro. Spero vi piaccia, spero che vi piaccia questa idea, me lo fate sapere nei commenti sotto. Se lo rifate, io ve lo chiedo sempre, mi raccomando, fatemelo vedere nella mia pagina Facebook. E mi raccomando, vi chiedo sempre di, se vi piace, cliccate mi piace e condividete i miei video per far sì che io ne faccia tanti tanti altri per voi. Un grosso bacio e vi lascio al tutorial. Ok, allora, per fare questo lavoro io ho utilizzato esattamente 6 gomitolini, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gomitoli, come potete vedere, di questo filato che è questo qui. Allora, vi dico subito. Allora, questo si chiama canna da zucchero Lux, perché come potete vedere, vedete, ha dentro il lamé Silk Touch. È morbido, mi piace molto lavorarlo, l'ho lavorato molto facilmente. Qui dicono che i ferri consigliati, l'uncinetto consigliato è quello del, non si vede tanto bene, sinceramente. Vediamo. Comunque c'è scritto 3,5-4. Non riesco proprio a metterlo in quadro, non so come mai. E più di così non riesco. Beh, comunque 3,5-4. Io invece ho utilizzato l'uncinetto del 3, perché secondo me si lavora, sinceramente, è un filato sottile, quindi questo è quello che mi è avanzato dell'ultimo gomitolo, quindi del sesto. All'interno, vedete, ha questa specie di gommino, che è questo coso qui dentro, vedete? E io l'ho lavorato sinceramente molto facilmente. Normalmente prendo il filo dall'interno, invece l'ho utilizzato da esterno, chiaramente perché è dentro questa cosa qui. Quindi, ma però non ho avuto difficoltà, anzi, si è lavorato molto bene, il gomitolo rimane sempre comunque bello intatto e vedete, me ne è rimasto veramente pochissimo. Però come vedete il filato è sottile, quindi io l'ho utilizzato, vedete, con l'uncinetto del 3, proprio perché secondo me si lavora bene. Qui dicono 3,5-4,
Poi vi dico subito, è 97% viscosa da canna da zucchero, che è veramente molto soffice, e 3% poliestere metallizzato, che è lamé alla fine, ok? Sono 50 grammi ogni gomitolo, io ne ho utilizzati 6, quindi sono 300 grammi. 300 grammi, quindi vi serviranno 300 grammi, che sono uguali 6 gomitoli da 50 grammi l'uno. E i gomitoli l'uno sono 145 metri, ok? Questo è il colore numero 5, se vi interessa. E trovate questo filato, appunto, canna da zucchero Lux, che è della Mistrico Filati. Lo trovate, come vi ho già parlato di questa azienda, nel sito, che chiaramente vi lascerò sempre giù nel link informazioni. Link diretto sia al filato sia direttamente all'azienda, che si chiama appunto Un filo di passione. Sono veramente molto affidabili come azienda, è un'azienda seria, e quindi vi lascio tutti i link. Vi lascio anche il numero WhatsApp di Alessandro, che è uno dei proprietari appunto di questa azienda di Un filo di passione. Detto questo, vi serviranno anche un po' di segnapunti, perché per il lavoro è meglio avere i segnapunti, e una forbice e un ago. Dopodiché avete terminato. È molto semplice il lavoro e adesso vi lascio al tutorial. Allora, siccome sto per utilizzare un filato scuro, che è nero con lamé, solo all'inizio vi faccio vedere come fare il lavoro con un altro colore, e quindi in piccolo, solo all'inizio però, perché poi comunque il lavoro si vede abbastanza bene, quindi poi continueremo con il filato originario. Allora, innanzitutto andiamo a mettere su 200 catenelle, quindi sono 200, ok? Non è messa a fuoco bene, vediamo un po' se riesco a migliorarla. Allora, 200 catenelle sono multiplo di 10 catenelle, quindi deve essere divisibile per 10, o comunque mettete su 10 più 10 più 10 fino ad arrivare alla cifra che volete. L'importante è che siano di 10 in 10. Detto questo, la misura che io sono andata a prendere, non troppo morbida però, perché poi quando si lavora dentro si allarga, è la parte praticamente del bacino, quindi le gambe, ok, questa parte qua è quella che noi andiamo a prendere per mettere su le 200 catenelle, che è la parte un pochettino più grossa. Detto questo, mi raccomando, non esagerate con le catenelle, perché comunque poi andremo su dritti a lavorare fino ad arrivare al sottomanica. Quindi questa sarà la partenza e poi andiamo sopra. Se lo fate troppo largo, poi non facciamo diminuzioni, quindi poi dopo diventerebbe molto largo qua. Non è un grosso problema visto quello che andremo a fare, però non esagerate con le catenelle. Sì, vi deve passare, ma non esagerate. Detto questo, mettiamo su 200 catenelle, che è appunto multiplo di 10, e andiamo a fare innanzitutto così. Allora, io ne ho messe su adesso 50, solo per fare la prova, e andiamo a chiuderle a cerchio con una maglia bassissima, giusto per farvi vedere i primi passaggi, che poi sono quelli che dovete poi ripetere nella maggior parte del tempo. Fatto questo, andiamo a fare il primo giro. Allora, facciamo una, 2, devo essere sicura che fosse messa a fuoco bene, ok, 3, 4, 5, 6 catenelle. Dopodiché cosa facciamo? Saltiamo una, 2, 3, 4, nella quinta andiamo a fare
una maglia bassa, scusate, una maglia bassa, non bassissima, una maglia bassa, ok? Allora, il multiplo vero e proprio sarebbe di 5, infatti vedete che noi andremo a ripetere questo passaggio di 5 in 5. Vi ho detto 10 per non mettervi confusione in testa, è perché se poi le fate dispari questi fori, vi ritrovate poi più avanti del lavoro incasinate. Quindi io vi ho detto direttamente 10, tanto a voi non cambia niente, anzi ve lo migliora perché comunque saranno sempre pari questi fori. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle e vado a fare 1, 2, 3, 4. Nella quinta entro e faccio una maglia bassa. Vedete? Così sono pari. Se voi ne metteste su, che ne so, 205, uno sarebbe poi dispari e questo non va bene. Quindi multiplo, mi raccomando, di 10. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Salto 1, 2, 3, 4, vado nella quinta e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Salto 1, 2, 3, 4, vado nella quinta e faccio una maglia bassa. Ripetiamo questo fino alla fine del giro. Ok, sono arrivata alla fine del giro, mi manca l'ultimo punto. Allora lo finiamo così, facciamo una, due, tre catenelle, prendo il filo ed entro praticamente qui nella prima maglia che abbiamo lavorato e vado a fare una maglia, sì, una maglia alta allungata, quindi esco da 1, esco da 2, esco da 3. Allora, praticamente mi ritrovo già in mezzo al foro. Quindi il secondo giro, che è quello che andremo poi a ripetere, quindi è uguale al primo, ma andiamo a rivederlo, partirà da qua. Noi, per sapere dove, perché poi a furia di lavorare vi accorgerete che lavorate, lavorate, magari non vi accorgete che questo è l'inizio del lavoro. Io per sicurezza nella maglia alta metto sempre un segnapunti, così quando arrivo qua io so che sono arrivata al punto di inizio del lavoro, cioè all'inizio e fine del lavoro. Cosa vado a fare quindi? Vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Vado nel foro successivo, quindi questo, e vado a fare una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, foro successivo, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, foro successivo, maglia bassa. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine. Ok, sono quasi arrivata alla fine del lavoro. Vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Vado in questo foro, faccio la mia maglia bassa. Arrivata proprio all'ultimo foro dove noi abbiamo l'inizio del lavoro, cosa vado a fare? Sempre faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle. Come abbiamo fatto prima, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta. Quindi in questa dove ho messo il forellino, vedete? Qui c'è la maglia alta, entro in questa maglia alta, prendo il filo, esco da 1, prendo il filo, esco da 2, prendo il filo, esco da 2. Prendo adesso il mio segnapunti e lo sposto in questa maglia alta, quindi la sposto qua. Così al prossimo giro io saprò sempre dove devo andare a finire il lavoro. Quando arrivo a qua, devo sempre fare 3 catenelle e una maglia alta allungata per chiudere il lavoro. Ok? Ne facciamo ancora uno insieme. Il terzo giro uguale al secondo, quindi terzo giro uguale a questo. E facciamo ancora. Iniziamo sempre con 1, 2, 3,
4, 5, 6. Prossimo foro. Maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prossimo foro. Maglia bassa. Facciamo così sempre fino alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le 6 catenelle, vado in questo foro e faccio la mia maglia bassa. Dopodiché nel prossimo foro io ho il segnapunti, quindi vado a fare sempre una, due, tre catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta nella maglia alta sottostante, quindi la maglia alta allungata, mi raccomando, quindi esco da 1, esco da 2, esco da 2, sposto il mio segnapunti in questa maglia alta, in modo che faccio sempre, non devo far fatica a trovare l'inizio del lavoro, perché vi posso assicurare che se non lo mettete, magari nella velocità non vi accorgete che siete già arrivati alla fine e andate avanti a lavorare sbagliando. Quindi, detto questo, noi abbiamo fatto, vedete, 1, 2 e 3. Quando andate a contare, vi conviene contare. Se volete potete fare 1, 2, 3 sfasato, altrimenti sapete che questo è l'1, questo è il 3, quindi vuol dire che ne calcolate praticamente andando su dritti, li calcolate 2 a 2. Io di solito li calcolo così. Comunque, l'importante è che andate a fare adesso il secondo giro uguale al terzo giro, poi fate uguale il quarto, il quinto. Puntini, puntini, puntini fino ad arrivare al 70° giro. Quindi in totale saranno 70 giri fatti in questa maniera qua. 70 giri. Ok? Quando avete fatto 70 giri andremo poi avanti col lavoro. Ok, come potete vedere, io con il mio filato originale ho fatto 70 giri, quindi abbiamo detto 70 giri fatti con le catenelle come avevo fatto vedere prima. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo dividere in due il lavoro. Essendo 200 catenelle, verranno fuori 20 fori da una parte, 20 fori dall'altra, in totale saranno 40. Quindi adesso io cosa faccio? Il primo foro lo tengo presente questo dove c'è già il segnapunti, quindi questo sarà 1. Tiriamo un po' il lavoro così non esce, quindi questo sarà il nostro primo, il primo foro che andiamo a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e nel 20° andiamo a mettere un altro segnapunti. Quindi in totale sono 20. Adesso andiamo a contare per sicurezza anche dall'altra parte cosa è successo, perché in teoria dovrebbero essere 20 anche dall'altra parte. Quindi contando dal prossimo, quindi da qua, noi conteremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e vedete 20. Perché? Perché anche lì vi avevo detto, qua era importante metterlo multiplo di 10 proprio per evitare di avere magari un foro in più da una parte e uno in meno dall'altra. Quindi in questo caso sono 20 e 20. Adesso, da dove noi abbiamo lasciato il lavoro, andiamo appunto a separare la nostra lavorazione. Quindi io cosa faccio? Da qui lavorerò avanti e indietro.
Quindi vado a fare una, due, tre, quattro, cinque e sei. Prendo il filo e vado nel prossimo foro e faccio la mia maglia bassa. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Dovranno essere sempre 20 avanti e indietro, mi raccomando. Quindi mi raccomando come fate il lavoro. Andiamo avanti a fare questo lavoro fino ad arrivare al nostro segnapunti. Ok, sono arrivata quasi alla fine praticamente dove ho il segnapunti. Vado a fare le mie 6 catenelle ancora. Una, due, tre, 4, 5 e 6. Vado in questo foro dove io ho cantato all'inizio 20 e faccio una maglia bassa. Dopodiché non faccio altro che proprio qua dove ho fatto, dove ho messo segnapunti, metto su 1, 2, 3 catenelle perché devono essere sempre 20 fori. In questo caso sarebbero 19. Quindi vado a fare 3 catenelle e dentro in questa maglia bassa e vado a fare la mia maglia alta allungata. 1, esco da 1, esco da 2, esco da 3. A questo punto io cosa faccio? Faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Giro il lavoro. Scusate, devo girare il lavoro in modo che il filo non mi dia fastidio. E non mi cado al lavoro. Quindi 6 catenelle, giro il lavoro e vado qui nel prossimo foro e faccio una maglia bassa. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Prossimo foro, una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, prossimo foro, una maglia bassa. Andiamo avanti a lavorare così fino ad arrivare all'altra segnapunti. Ok, sono praticamente arrivata alla fine del giro. Prendo il filo, vado a fare una maglia bassa qui all'interno del prossimo foro. Per il 20° foro andiamo a fare una, due, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e vado proprio qua in questa maglia a fare la mia maglia alta allungata. Quindi esco da 1, esco da 2, esco da 2. Ok, se volete potete mettere anche un segnapunti. Questo lo volevo lasciare per riuscire poi a contare quanti giri abbiamo fatto. Quindi da una parte all'altra io lo preferisco lasciare, però qua in realtà questo potrebbe anche non servirvi perché poi il lavoro si vede dove finisce, insomma non c'è bisogno. Questo invece mi serve per contare quanti giri ho fatto in più una volta che ho diviso il lavoro. Adesso non fate altro che ripetere quello che abbiamo fatto adesso. Si inizia sempre con 6 catenelle, 1, 2, 3. 4, 5, 6, giro il lavoro, giro il lavoro e vado. Allora, le 6 catenelle sono di questo foro, ok? Di questo forellino qua. Quindi io prendo, perché le 6 catenelle già fanno parte di questo, vado nel prossimo foro e vado a fare la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado nel prossimo foro e faccio una maglia bassa. Ok, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prossimo foro, maglia bassa. Continuiamo così fino alla prossima, fino al prossimo segnapunti. Ok, sono arrivata all'ultimo foro. Mancherebbe questo perché di qua non abbiamo messo segnapunti perché giusto, questo lo tenevo solo appunto per contare. Quindi io cosa vado a fare? Innanzitutto vado a fare le 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perché come vi ho detto, io vado a fare la maglia bassa, come vi ho detto all'inizio iniziamo sempre con 6 catenelle, ma quando arriviamo alla fine del giro dobbiamo sempre finire con una maglia bassa, dopodiché 1, 2,
2, 3 catenelle, prendo il filo e vado qua in questa maglia bassa, che poi sarebbe la maglia alta sotto, che quindi è la maglia alta sotto, non la maglia bassa, entro e vado a fare la maglia alta allungata, quindi esco da 1, esco da 2, esco da 2, quindi finiamo sempre il giro con 3 catenelle e una maglia alta allungata, ma l'ultimo foro, che in questo caso poi sarà questo dove abbiamo messo il segnapunti, noi andremo sempre a lavorare con una maglia bassa prima all'interno del foro e poi andiamo a fare 3 catenelle e una maglia alta allungata dentro dove abbiamo messo il segnapunti, quindi nella maglia alta successo sotto. Quindi inizio del lavoro 6 catenelle, fine del lavoro una maglia 3 catenelle e una maglia alta allungata. Questo per far sì che noi avremo sempre 20 fori. Se lavorate diversamente vi mancheranno poi i forellini, quindi mi raccomando, si inizia sempre con 6 catenelle, si finisce con 3 catenelle e una maglia alta allungata nella maglia alta allungata sotto. Detto questo, dopo vi dirò quanti giri ho fatto per fare questa cosa qui, che non sarebbe altro. Noi abbiamo fatto prima tutta questa parte, quindi noi abbiamo lavorato prima questo. Adesso abbiamo diviso il lavoro, dobbiamo fare praticamente fare questa parte qua separata, ok? Davanti e dietro questa parte, in modo che poi, una volta che noi abbiamo lavorato questa parte, le andremo a unire chiaramente dopo con quella successiva per fare il giro manica. Questa divisione serve proprio per far passare il braccio, ok? Quindi lavoriamo da sotto dall'ascella, da dove abbiamo finito il lavoro, dove abbiamo diviso la lavorazione, fino ad arrivare alla spalla. Non arrivate a metà spalla perché dobbiamo ancora fare degli altri giri diversi. Quindi fate solo fino all'altezza della spalla, qui, proprio qui all'altezza. Noi lavoreremo questa parte e vi dirò poi quanti giri ho fatto io per fare questo. Ok, io dalla separazione ho fatto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 giri. Quindi 14 giri. Dopodiché andiamo a lavorare in questa maniera. Adesso non so se facciamo 2 o 3 giri, dopo ve lo dico così. Allora, siamo qua e vado a fare una, due, 3 catenelle che sa... Oh, scusate, non mi avete visto. Allora, niente, praticamente sono qua. Abbiamo fatto 14 giri e vado a fare una, due, 3 catenelle. Giro il lavoro. Io l'ho già girato solo per comodità. Vado nel foro e vado a fare, visto che qua ci sono 3 catenelle, vado a fare 3 maglie alte. Quindi una, rientro nel foro, vado a fare la seconda e vado a fare anche la terza. La prima era quella della maglia alta sottostante. Qui abbiamo fatto solo 3 catenelle che erano la nostra maglia alta sotto e 3 catenelle di separazione, quindi appunto lavoriamo solo 4 maglie alte, una per la maglia alta, 3 per le catenelle. A questo punto cosa facciamo? Andiamo, non lavoriamo nella maglia bassa, andiamo nel prossimo foro e lavoriamo 6 maglie alte perché sono 6 le catenelle, quindi vado a fare una, due, 3, 4, questa è la quinta e andiamo a fare anche la sesta. Quindi non lavoro la maglia bassa per evitare che si allarghi troppo il lavoro, ok? Quindi passiamo al prossimo foro e facciamo altre 6 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5,
6. Andiamo avanti a lavorare così in ogni foro fino ad arrivare alla fine del giro. Ok, sono arrivata all'ultimo foro, quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto all'inizio. Facciamo 3 maglie alte che prendono praticamente il posto delle 3 catenelle, no? Quindi 2 e 3. Ok, però là ne abbiamo fatta una per la maglia alta, quindi contiamo 1, 2 nella terza catenella, vado a fare una maglia alta. Così l'inizio e la fine rimangono esattamente uguali. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare semplicemente maglia alta sopra maglia alta. Quindi nella prossima vado a lavorare una maglia alta, nella seguente una maglia alta. Ancora una maglia alta, eccetera, fino ad arrivare chiaramente a lavorare tutte le maglie alte fino in fondo. Dopodiché vi dirò quanti giri di maglie alte ho lavorato io. Ok, allora io ho fatto quello che abbiamo fatto insieme, il secondo e il terzo giro, quindi in totale 1, 2 e 3. Adesso non faccio altro che tagliare il filo, quindi tiro, non sapendo da che parte poi andrò a cucire, ne tengo un po' di più di filo e lo taglio. Ok, adesso lo tiriamo via. Ok, adesso andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui, l'andiamo a fare dalla parte opposta. Quindi noi abbiamo fatto questa. Adesso gli stessi 20 punti andiamo a lavorarli nello stesso modo. Io ho iniziato, vedete qua, il giro, ok? In questa maniera. Quindi comincio da qua. Dove ho il segnapunti, comincio subito dal foro successivo. Vedete? Qui io ho iniziato il lavoro, cioè ho finito il lavoro dall'altra parte, qua inizio il mio, quindi aggancio proprio qua il lavoro. Andiamo a prendere il filo, allora se lo trovo, ok, andiamo a prendere il filo, lo agganciamo, quindi facciamo una. Ok, ce la posso fare. Ok, allora adesso punto dove qui c'è il segnapunti, io vado nel primo foro successivo, quindi non faccio altro che prendere, entrare e fare agganciare il filo in questa maniera. Quindi faccio una maglia bassissima. Ok. E aggancio il mio filo. Adesso vado a fare una, due, tre, quattro, cinque, 6 catenelle, che è quello che noi facciamo sempre, abbiamo fatto per tutta la lavorazione. Vado nel prossimo foro e faccio una maglia bassa. Anzi, sapete cosa facciamo qua? Quando agganciamo il filo, una volta agganciato il filo, facciamo una maglia bassa perché tanto comunque poi ci serve per lavorarci dentro. Quindi io cosa faccio? Faccio una catenella per alzarmi, rientro nel foro e vado a fare una maglia bassa. Almeno lo agganciamo meglio e abbiamo poi, per quando torniamo indietro, abbiamo la maglia bassa dove possiamo attaccarci. Quindi facciamo così. Poi facciamo le 6 catenelle, quindi una, due, tre, 4, 5 e 6, così almeno abbiamo anche agganciato meglio il filo. Poi vado a fare una maglia bassa chiaramente nel prossimo foro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maglia bassa nel seguente. Andiamo avanti così fino a quando arriviamo da questa parte che vi faccio vedere come finire il giro.
Ok, sono arrivata alla fine del giro. Ho fatto una maglia bassa qua e mi ritrovo in questa maniera, dove qui ho cominciato il giro dalla parte opposta. Quindi io cosa faccio? Vado a fare una, due, tre catenelle, prendo il filo, vado qua dentro nel foro, non nella maglia alta ma nel foro, e vado a fare una maglia alta allungata. Quello che abbiamo fatto anche prima, ok? Quindi da una parte iniziamo sempre con 6 catenelle, dalla parte opposta finiamo sempre con 3 catenelle e una maglia alta nella maglia bassa del giro precedente. Quindi adesso in questo caso dobbiamo ricominciare il giro e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle e giriamo il lavoro. Girando il lavoro andiamo poi nella maglia bassa, cioè nel foro successivo, facciamo la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, maglia bassa nel foro successivo. Andiamo a fare fino dalla parte opposta e poi dopo vi faccio vedere ancora la chiusura e poi andate a rifare chiaramente quello che abbiamo fatto prima. Allora, come vedete, mi manca solo un foro dall'inizio, ce ne accorgiamo sia perché c'è il segnapunti, sia perché c'è il filo dove abbiamo cominciato. Quindi io cosa vado a fare? Sempre 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, vado nel foro a fare una maglia bassa e come abbiamo fatto prima in tutta la lavorazione andiamo a fare una, 2, 3 catenelle, prendo il filo e qua nella maglia bassa che vi ho fatto fare inizialmente andiamo a fare la nostra maglia alta allungata, quindi esco da 1, esco da 2, esco da 2. Adesso andiamo a ripetere questo esattamente uguale a questa parte, quindi dobbiamo sempre fare i nostri 14 giri fatti a catenelle e poi i 3 giri di maglie alte, esattamente come abbiamo fatto prima. In modo che siano poi doppie, una davanti e una dietro. Ok, come potete vedere io ho fatto un lato e anche l'altro lato. Adesso dobbiamo andare a cucire una parte delle spalle. Non ho ancora deciso quanti effettivamente punti andare a unire, però noi cosa facciamo? Ne uniamo un po', sia di qua che di qua nella stessa maniera, lo stesso numero di punti. Dopodiché, una volta che è cucito, lasciate comunque il filo lungo, in modo che quando andremo a terminare tutta la maglia, decideremo se, o deciderete, perché poi comunque è una cosa che poi deciderete voi, se chiuderne ancora o se lasciarlo in quella maniera. Quindi, quello però lo deciderete voi. Adesso noi ne chiuderemo un tot insieme. Lì è una scelta vostra su quanti punti puoi chiudere. Adesso però la prima cosa che dobbiamo fare è voltare tutto il lavoro, metterlo al contrario per poter fare la chiusura. Quindi mettiamo il lavoro, giriamo proprio tutto il lavoro al contrario e andiamo a prendere il filo che abbiamo un po' lasciato, sperando che basti, ma penso di sì. Andiamo a prendere l'ago e in che modo andiamo a cucire? Naturalmente un punto deve essere uguale all'altro dall'altra parte, quindi io adesso sono da questa parte, ne prendo la metà esterna, questa più vicina a me, del primo punto, e vado a prendere dall'altra parte, in questo caso c'è la catenella, prendiamo la parte esterna, quindi cioè interna del lavoro, quindi la prima che trovate davanti, solo per metà il punto e andate a tirarlo, poi rientrate di nuovo qui da questa parte, però prendete non la parte interna, la parte esterna, questa qua, e andiamo a prendere invece la parte interna del punto successivo dalla parte opposta e tiriamo di nuovo. Vado nel punto successivo di qua, quindi nel terzo punto. E prendo non quella interna, ma sempre quella esterna e poi vado a prendere dall'altra parte invece quella interna. Ne prendo solo per metà e tiriamo.
Andiamo a fare questo lavoro quindi da una parte all'altra. Quindi adesso sono qua, vado a prendere questa metà e poi vado dall'altra parte a prendere l'altro punto che è questo. Andiamo a cucire, io direi per il momento di prendere questo primo gruppino qua di 4 maglie alte, poi un altro gruppo di 6, 6 e altre 6. Quindi andiamo a lavorare, in totale sono 6, 12, 18 più 4, 22 punti. Contiamo 22 punti, se volete mettete, che ne so, il segnapunti su dove volete andare, diciamo, a chiudere, quindi in teoria questa e 1, 2, 3, 4, quindi questa, e andiamo a chiudere questo pezzettino qua. Stessa cosa, andiamo di qua e contiamo questo gruppo piccolino, poi questo, questo e questo. Sull'ultima maglia, noi chiaramente poi le conteremo, cioè le contate prima di chiuderle, andiamo a mettere il segnapunti. Quindi abbiamo detto quello piccolo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, sì. 1, 2, 3. Anche dall'altra parte andremo a mettere sull'ultimo punto del terzo gruppetto la maglia. E noi sappiamo che dobbiamo andare a chiudere, a cucire questa parte. Ok, quindi cuciamo questa parte e cuciamo anche questa parte. Ok, vedete che io ho chiuso da questa parte e poi sono andata a chiudere dall'altra parte e ho lasciato però il mio filo attaccato, non l'ho chiuso, perché poi una volta che è finito il lavoro lo proveremo e decideremo appunto se vogliamo chiuderlo ancora un po', se aprirlo un po' di più o se invece lasciarlo così, se e poi dopo andremo a nascondere il lavoro. Adesso però dobbiamo rigirare il lavoro, quindi rimettiamo dentro la mano all'interno e giriamo, quindi prendiamo il lavoro e lo rigiriamo, quindi lo andiamo a mettere sul diritto. Questa è la cucitura che verrà, vedete, al diritto. Chiaramente qua un pochettino si allargherà perché c'è il filo che è aperto e non è ancora chiuso, però vedete, è molto carina come chiusura. Vedete? Ok, adesso partiamo con le maniche. Quindi vedete che noi abbiamo il segno qua. Prendiamo il nostro filo, il nostro uncinetto. Andiamo a fare la nostra asolina iniziale per poterci agganciare. Allora, possiamo anche agganciarci. Adesso questa la possiamo togliere, lo metteremo però dopo. Lo rimettiamo sul primo giro così ci ricorderemo dove siamo partiti, perché poi dobbiamo rifarla dall'altra parte. Quindi entro qui, magari in un foro qualsiasi, non ha importanza, però in un foro qualsiasi, e andiamo a fare, se riesco, allora dentro nel foro. Faccio passare e faccio una maglia bassissima. Chiaramente io ho preso tutti e due i fili giusto per agganciarli bene. Dopodiché, cosa faccio? Faccio una catenella, rientro nel foro, vado a fare una maglia bassa. Questo lo faccio sempre per agganciare meglio il filo e poi perché poi ci servirà comunque la maglia bassa. Ok, a questo punto vado a fare 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, non 6, perché siamo nella manica. Dopo aumenteremo perché voglio la manica solito larga. Per chi non la volesse larga, basta che faccia sempre 5 catenelle. A questo punto vado nel prossimo foro e faccio una maglia bassa. Di nuovo, 1, 2, 3. 4, 5 e vado nel prossimo foro sempre a fare una maglia bassa. 1, 2, 3, 4,
4, 5, prossimo foro, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, prossimo foro, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, prossimo foro, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, prossimo foro, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, prossimo foro, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5. Vedete che noi siamo arrivati qui dove c'è dove abbiamo lavorato le maglie alte. Saltiamo questa maglia, andiamo nella seguente. Quindi non nella prima, ma nella seconda. Qui in mezzo vado a fare una maglia bassa, perché comunque dobbiamo sempre creare il foro, ok? 1, 2, 3, 4 e 5. Salto una maglia alta, salto anche l'inizio di questa dove abbiamo fatto la chiusura, vado nella seguente maglia alta. Ok? In questa maniera, quindi la chiusura chiaramente qui non facciamo dentro nella chiusura, ma saltiamo e andiamo nella maglia alta successiva. 1, 2, 3, 4, 5. Salto chiaramente una maglia, vado nella seguente e faccio una maglia bassa. E così abbiamo, vedete, creato anche qui dove abbiamo lavorato le maglie alte, i fori. 1, 2, 3, 4, 5. Subito qua. Nel prossimo foro andiamo a fare una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Prossimo foro, una maglia bassa. Facciamo così adesso per il resto del giro. Qui dove abbiamo iniziato, a parte il fatto che noi lo vedremo perché abbiamo il filo qui, possiamo anche mettere questo segnapunti che ci dice questo è il primo giro e lo lasceremo anche qua. Per contare i giri che ci serve sapere poi per fare anche l'altra manica, quindi questo lo lasceremo sempre qua. Poi ne utilizzeremo un altro però alla chiusura del giro. Quindi adesso finiamo fino a qui e poi vi faccio vedere. Sono arrivata all'ultimo foro e l'ho lavorato. Adesso cosa vado a fare? Faccio una, due catenelle perché qua ci sono 5 catenelle, non 6. Quindi prendo il filo e vado qui nella maglia bassa iniziale che abbiamo lavorato e vado a fare una maglia alta allungata. A questo punto sì che metto invece i segnapunti, questo o quello, sono piena di segnapunti in giro e vado a mettere il mio, quello che poi sposterò ogni volta che arrivo al finale, perché qua dove andremo poi a chiudere il giro. E quindi ricominciamo poi da capo, facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Prossimo foro che è questo, vado e lavoro una maglia bassa, poi 1, 2, 3, 4, 5 e vado chiaramente nel prossimo foro che è questo e faccio la mia maglia bassa. Vado avanti così. Per tutto il giro fino ad arrivare a questo. Vedete, sono nell'ultimo foro e ho lavorato come sempre la mia maglia bassa. Qui c'è il punto dove noi dobbiamo andare a chiudere perché abbiamo cominciato lì. Andiamo a fare una, due catenelle, prendo il filo, entro nella maglia alta sotto e vado a fare una maglia alta allungata. A questo punto prendo il mio segnapunti. E lo trasferisco in questa maglia alta che è il mio inizio, ma sarà anche il mio finale. Ok, vado avanti così per un tot di giri che poi vi dirò. Mi raccomando, questo lasciatelo perché proprio nel primo giro, in modo da sapere sempre quanti giri abbiamo fatto, perché poi dopo dovremo fare la stessa cosa, la dovremo fare dalla parte opposta. Da questa parte, quindi mi raccomando, contate sempre i giri. In questo caso io lascio quello rosso di segnapunti, così quando ho voglia di andare a contare, io alla fine saprò quanti giri ho fatto, me li segnerò e andrò a fare la stessa cosa dalla parte opposta. Poi, se volete, potete anche lasciare i segnapunti
attaccati finché non finite l'altra parte, così avete sempre un punto di riferimento, ok? Detto questo, io adesso andrò avanti a fare questo giro e vi dirò anche quanti giri faccio con 5 catenelle. Poi, quando andrò a fare l'aumento, vi dirò sia il numero di giri che ho fatto e poi andremo a vedere appunto gli aumenti. Un'altra cosa importante da fare è contare i fori, perché gli stessi fori che io ho qua dovranno essere dall'altra parte. Io in questo caso, per dire, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 fori. Quindi io di qua ho 19 fori. Da questa parte dovranno essere sempre 19 fori. Ok? Quindi ci segniamo da qualche parte che abbiamo fatto, che abbiamo 19 fori. Manica, 19 fori. Così poi lo andiamo a fare dall'altra parte. E poi andiamo a segnarci primo, secondo, adesso andiamo a fare il terzo e poi vi dirò quanti ne abbiamo fatti con 5 catenelle, ok? Ok, allora per il momento io ho iniziato la manica e ho fatto 26 giri uguali a questi che avevamo fatto inizialmente, quindi scriviamo fino a 26 giri. Questo totale. Che sarebbero questi? Questa parte sono 26 giri. Ok, adesso cosa facciamo? Iniziamo un piccolo aumento e andiamo a fare praticamente invece che 5 catenelle, andiamo a farne 6. Quindi una, due, tre, quattro, scusate, 5 e 6. Vado nel prossimo foro e vado a fare una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vado a fare una maglia bassa. Questo chiaramente andiamo a farlo per tutto il giro e dopo andiamo a chiudere insieme. Ok, alla fine del giro, torniamo a fare invece che 2 catenelle, andiamo a farne 3. 1, 2, 3. E poi vado a fare una maglia alta allungata nella maglia alta sotto. Ok, questo è il nostro primo giro. Ok, andiamo a mettere quindi un segnapunti nuovo in modo per contare. Questo lo lasciamo per contare i giri e questo invece ce lo portiamo avanti e indietro ogni volta che cambiamo il giro. Quindi adesso con 6 catenelle. Questo è il primo giro. Andiamo a fare in questa maniera, puntini, puntini, puntini. Andiamo a fare 11 giri. Quindi da qua andiamo a fare 11 giri, in modo che dopo facciamo un altro aumento. Io lo so perché chiaramente adesso nel frattempo io ho già creato l'altra manica che adesso vi faccio vedere questa parte. Avendo già creato l'altra manica, piano piano vedete che io facendo gli aumenti, vediamo se riesco a farvelo vedere un pochettino, va piano piano ad allargarsi. Vedete che va ad allargarsi. Quindi adesso mi fate 11 giri con le 6 catenelle e dopo andiamo ad aumentare ancora. Ok, allora abbiamo fatto 11 giri che sono quelli che abbiamo scritto qua, 11. Infatti, se andiamo a contare, qua abbiamo 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, scusate, 8,
9, 10 e 11 che abbiamo letto a questi qua. Adesso andiamo a fare un altro giro così, in questa maniera. Facciamo un altro aumento. Quindi andiamo a mettere su invece che 6 catenelle e mettiamo 7. Quindi andiamo e facciamo allora una, due, tre, quattro, 5, 6, 7. Passo nel prossimo foro e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passo nel prossimo foro e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E maglia bassa nel prossimo foro. Continuiamo così per tutto il giro fino ad arrivare alla segnapunti. Ok, arrivata alla fine del giro vado a fare una, due, tre, 3 catenelle e una maglia alta allungata. Lascio questo come per ricordarmi dove ho cominciato i giri e poi, anzi, scusate, ne metto uno di un altro colore così almeno faccio meno fatica. E qui invece quello che poi sposto man mano. Andiamo a fare con 7 catenelle, andiamo a fare il secondo, il terzo, puntini, 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 fino ad arrivare al 14° giro. Quindi in totale andremo a fare 14 giri in questa maniera. Allora, ho avuto un piccolo problema con la telecamera, non ha registrato, quindi adesso andiamo a ripetere quello che ho fatto poco fa. Allora, dopo aver fatto i 14 giri, quindi vedete che io qui ho il segnapunti, quindi i miei 14 giri dal segnapunti che abbiamo lasciato qua, abbiamo fatto 14. Adesso andiamo a fare un primo giro e lo andiamo a fare in questa maniera. Allora, andiamo a fare 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo nel prossimo foro e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prossimo foro, maglia bassa. Andiamo a ripetere così per tutto il giro. Ok, arrivate alla fine del giro, andiamo a fare questa cosa per chiudere. Allora, 1, 2, 3, 4 catenelle, maglia alta doppia, perché in questo caso sono 8 e preferisco farla in questa maniera, la chiusura. Quindi esco da 2, esco da 2, esco da 2. In modo che bene o male risulti uguale, ok, agli altri. Adesso possiamo lasciare lì il segnapunti, così contiamo comunque gli altri giri e andiamo a fare in totale 2, 3, 4, 5, 6 giri. In totale. Chiaramente, siccome questo è il braccio, io ho dovuto fare questo numero di giri. Voi, se è troppo lungo, vi fermate prima. Se è troppo corto, andate avanti con i giri. Andate a fare questo ultimo giro per i giri in più che vi servono. Perché chiaramente le braccia non le abbiamo tutte della stessa lunghezza. Quindi, per la mia lunghezza, io ho scelto di fare questo numero di giri. Voi dovrete chiaramente scegliere in base chiaramente per arrivare comunque al polso. Ecco, detto questo, andiamo a fare in totale 6 giri. Ok, fatti i 6 giri, andiamo a tagliare il filo. Andiamo a chiudere il lavoro e andiamo a fare l'altra manica. Chiaramente con gli stessi numeri di giri, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo tutte e due le maniche. Adesso prendiamo il fondo del lavoro
quindi il sotto. Andiamo a prendere qui questo, quindi in un foro qualsiasi, prendiamo il filo, facciamo chiaramente un'asolina. E in qualsiasi punto che volete, quindi in qualsiasi forellino, prendiamo e andiamo a lavorare praticamente. Innanzitutto agganciamo il filo con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo andare a fare delle maglie alte. Qua, se vi ricordate, noi facevamo 6 catenelle e nella quinta una maglia bassa. Quindi andiamo a fare, dunque sono 6 catenelle, abbiamo detto. Ah no, perché questo è il dietro, quindi qua non ci sono le catenelle, ma sono quelle iniziali, sono 1, 2, 3, 4 e nella quinta andavamo a fare la maglia bassa, quindi non essendo quella delle 6 catenelle, ma ci sono 4, come se fossero 4, noi andiamo a fare 4 maglie alte. La prima andiamo a farla con chiaramente 3 catenelle, 1, 2 e 3. Poi entriamo in questo foro e andiamo a fare altre una. Andiamo a fare la seconda e anche la terza, perché la quarta è già formata dalle catenelle iniziali. Quindi andiamo a fare 4 maglie alte in ogni foro. Adesso, per dire, andiamo nel prossimo foro e andiamo a fare 4 maglie alte, quindi una, rientriamo, facciamo la seconda, la terza e la quarta. Ok, quindi sono 4 maglie alte in ogni foro. Una, due, tre, quattro. Vedete? 4 maglie alte. Andiamo ancora a farne una. Una, due, 3, 4. Andiamo a fare così tutto il giro. Alla fine del giro andiamo nella terza catenella iniziale, che è questa, e andiamo a fare una maglia bassissima. Dopodiché andiamo a fare altri due giri e li andiamo a fare sempre in questa maniera. Quindi 1, 2, 3 catenelle sarà la nostra prima maglia alta iniziale e poi vado a lavorare maglia alta sopra maglia alta, come abbiamo fatto nella parte superiore del lavoro. Quindi poi vado nella prossima e vado a lavorare la mia maglia alta. Qui ho preso un filo, lo lavoriamo dentro così lo andiamo già a nascondere. Ok. Maglia alta sopra maglia alta. Facciamo così tutto il giro e poi ne facciamo un altro. Ecco qua, io ho terminato i giri di maglie alte, quindi ho fatto 1, 2 e 3 giri. Adesso non rimane che andare a nascondere tutti i fili e il vostro lavoro è pronto. Spero che anche questa idea, questo tutorial vi sia piaciuto. Spero che se rifate il modello me lo dite sotto al video e me lo fate vedere magari con una foto nella mia pagina Facebook. Io vi ringrazio sempre a tutti voi che mi seguite e vi chiedo cortesemente se vi è piaciuto il video di cliccare mi piace e di condividere per aiutarmi a farne tanti, tanti altri. Quindi condividete il video e un grosso bacione al prossimo tutorial. Ciao!